Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è Cristo, ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete dove sono, eppure non sono venuto da me stesso. Ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui, ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Il libro della Sapienza è un libro scritto un po' prima di Gesù, non tanto, qualche tempo prima, ed è una raccolta di proverbi, di consigli pratici, di riflessioni. Un bel libro, è un libro che insegna a vivere. Se lo leggiamo ci insegna tante cose, questo libro della Sapienza. Qui in particolare dice: e se per caso in un luogo dove nessuno fa niente, c'è uno soltanto che fa, che agisce, che pensa, che dice, allora questo uno far brutta figura a tutti gli altri. Ed è vero. Pensate a un ufficio pubblico dove nessuno lavora. C'è uno che lavora, è chiaro che gli altri fanno brutta figura. Quindi dice, attenzione, perché e questo uno che lavora viene preso di punta, viene magari insultato, offeso dagli altri, perché non vogliono che si scopra che loro non fanno niente. Questo è un esempio che ci fa il libro della Sapienza. Ecco, allora, così questo uno di cui parla la Sapienza, evidentemente, chi è? Gesù Cristo. Ricordate i farisei, quelli bravi, quelli buoni, noi facciamo, noi diciamo. No, no, voi non fate, non dite niente. È Gesù che dice, che fa le cose. E allora questi cercano di ucciderlo perché fa brutta figura davanti a Gesù. Ecco qua la storia di Cristo prima che venisse Gesù. Quindi già si sapeva come sarebbe stata la vicenda. Nel Vangelo Gesù andava per la Galilea, la zona settentrionale di Israele. Non voleva più andare in Giudea, al sud, perché sapeva che volevano ucciderlo, i suoi contemporanei, i giudei, volevano ucciderlo. Capita in una città per la festa delle capanne. Che cos'è la festa delle capanne? C'è ancora adesso, Gli ebrei la festeggiano ancora oggi, la festa delle capanne. Ricorda quando gli ebrei andarono nel deserto, scappavano dall'Egitto e vissero 40 anni nel deserto. Questa festa ricorda quando loro erano nomadi, quando stavano senza casa, con le tende nel deserto. E così appunto la memoria di questo evento. E Gesù va a questa festa e però lo riconoscono. Dice: ma quello lì non è quello che è il profeta, il Messia, tutto quanto? Dice: non può essere il Messia, perché il Messia non sappiamo da dove viene. E lui invece c'ha un papà, una mamma, Giuseppe, Maria, è nato a Betlemme, qua e là. Quindi non credevano che fosse lui, il figlio di Dio, il Messia. E Gesù allora fa la predica, perché era anche un maestro della legge, fa la predica nel Tempio e dice: sì, voi mi conoscete, ma io non sono venuto da me stesso, c'è qualcuno, il Padre. Cioè, il Padre che mi ha mandato, non sono venuto così da me stesso. E allora fanno peggio, cercano di catturarlo, di arrestarlo, ma lui prende e se ne va perché c'è scritto: non era ancora giunta la sua ora, non era ancora il momento della passione. Quindi riesce a evitare questa gente cattiva che voleva prenderlo, catturarlo, e se ne va. Ecco qua, allora, anche qui Gesù è consapevole della sorte che lo attende, lo sa che morirà, però rimane lì, rimane fino alla fine, dà la vita per noi, più di così non poteva, dà la vita, ok?
altro non poteva. Ecco perché ancora oggi ricordiamo il suo sacrificio.